In Notre Dame di Parigi, opera tra le più note dello scrittore francese Victor Hugo, pubblicata nel 1831, si afferma che l'architettura, da quando ebbe origine 6.000 anni fa, è stata la più grande scrittura del genere umano. Questa felice intuizione, ormai largamente condivisa dagli studiosi, resta valida anche se rapportata a più ristretti ambiti culturali e temporali, come la civiltà europea dell'era detta dopo Cristo. Infatti, le molteplici esperienze vissute nel mondo cristiano, più che in ogni altro tipo di edificio occidentale, risultano trascritte, in termini simbolici, nell'architettura delle chiese, dal greco ecclesia, che significa assemblea, le quali offrono così un vastissimo campo di lettura, forse più attendibile di qualunque altra testimonianza. Edificate a partire dal secondo decennio del IV secolo, con l'idea di erigere costruzioni che fossero perenni, perpetuamente prolungate da una generazione all'altra, le chiese della cristianità si presentano come libri mai finiti, con pagine scritte da autori appartenenti a epoche distanti tra loro anche parecchi secoli. Sono immagini che riflettono una concezione universalizzante, composti di parti eterogenee, elaborate in stili diversi, commiste talora a elementi che sono gli echi di ascendenze estranee alle culture occidentali, in cui pure i rifacimenti meno oculati finiscono col trascorrere dei secoli per amalgamarsi all'insieme, originando, in certi casi irripetibili, armonie compositive senza tempo. Ciò è facilmente riscontrabile negli esemplari più grandiosi, cui spesso si attribuisce l'appellativo di cattedrali, che invece spetta soltanto a quelle chiese, talvolta di modeste dimensioni, dove hanno la loro cattedra i vescovi. Gli antefatti della lunga e complessa vicenda degli edifici religiosi della cristianità, pervenuta a esiti straordinari, furono necessariamente piuttosto dimessi, perché durante i primi secoli, sottoposti a periodiche persecuzioni sanguinose, che però non furono così frequenti come comunemente si ritiene, i seguaci del cristianesimo erano costretti a svolgere le loro funzioni liturgiche in luoghi occasionali, chiamati ecclesie domestiche, le chiese domestiche, poiché erano situate in abitazioni private delle quali non si hanno testimonianze archeologiche. Quindi sarà bene precisare che le catacombe, al contrario di quanto in genere si suppone, avevano esclusiva funzione di cimiteri, per il fatto che, essendo delle gallerie scavate nel sottosuolo, prima o poi finivano per essere individuate dalle autorità romane e pertanto non erano affidabili come luoghi di culto, specie quando si scatenavano le persecuzioni più feroci. A questo proposito occorre dire che i cristiani erano allora considerati dai governanti romani dei sovversivi dell'ordine costituito, nonostante fossero cittadini pacifici, mai violenti, in quanto la loro ideologia, fondata sull'eguaglianza di tutti gli uomini e sul principio che ognuno deve amare il prossimo suo come se stesso, poteva provocare effetti pericolosamente destabilizzanti in una società strutturata in classi nettamente differenziate, la cui capacità produttiva dipendeva quasi per intero dal lavoro degli schiavi. Il passaggio dalla provvisorietà delle ecclesie domestiche a sedi più stabili di culto avviene soltanto agli inizi del III secolo, con le domus ecclesie, le case della Chiesa. A Roma, sotto la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, è conservato un tardo esempio di casa destinata sicuramente al culto cristiano. Si può dunque avere un'idea, sebbene approssimativa, sulla sistemazione delle domus ecclesie, dove il vano principale serviva da aula per le riunioni liturgiche. Qui si celebrava la messa che a Roma, dalla metà circa del III secolo, e con tutta probabilità almeno fino al 380, veniva detta in greco,
la lingua usata abitualmente in quell'epoca da tutti i ceti. Prova ne sia, osserva Meillet, che tra la gente del popolo le imprecazioni allora più ricorrenti erano in greco. Le domus ecclesiae comprendevano altre stanze, forse riservate ad abitazione del sacerdote, oppure adibite ad ambienti analoghi alle sacrestie. A differenza delle ecclesie domestiche, che erano di proprietà privata, le case chiesa appartenevano alla comunità cristiana, anche se ufficialmente ognuna di esse era intestata a un proprietario fittizio. Quella che stiamo vedendo recava all'esterno una sorta di tabella con la scritta Titulus Byzantis, del tutto simile alle targhette col nome dell'inquilino che oggi figurano sulle porte d'ingresso delle abitazioni. Nei territori dell'impero romano, dove erano attive comunità cristiane, le case chiesa ebbero ampia diffusione, soprattutto nel periodo che va dal 260, anno in cui Gallieno, divenuto imperatore, permise la pratica del cristianesimo con un apposito editto, al 303, quando Diocleziano lo abolì, ordinando al tempo stesso una persecuzione che fu tra le più crudeli subite dai cristiani. È da notare che le domus ecclesiae, rileva Guglielmo Mattie, non ebbero un preordinato schema planimetrico o una tipologia architettonica comune. Comunque, è nella domus ecclesiae che si poté sviluppare, con maggiore aderenza alla funzione cultuale, ogni modificazione formale richiesta dalla liturgia, creando rapidamente i presupposti funzionali della Basilica Paleocristiana. San Pietro in Vaticano, consacrato nel 326, poi demolito nel 1452 e interamente riedificato nel 500, fu una delle chiese più grandiose dell'architettura paleocristiana, parola composta in cui il primo elemento, paleo, deriva dal greco palaios, ossia antico. L'arte così denominata viene circoscritta tra la seconda metà del III e la fine del VI secolo ed è quindi storicamente coincidente con la crisi dell'impero romano e con la svolta ideologica impressa dal diffondersi del cristianesimo. L'antica San Pietro aveva, come l'attuale, un impianto del tipo chiamato basilica, termine che in greco indicava la residenza del basileus, vale a dire del gran re, mentre per i romani designava la sala di riunione del palazzo patrizio o dell'edificio pubblico. A Roma, contemporaneamente alla chiesa di San Pietro, si costruirono altre basiliche di dimensioni non meno maestose, ad esempio San Giovanni in Laterano, il cui interno, precedente il rifacimento operato nel 1600, ci è stato tramandato in un dipinto attribuito a Poussin. A questa basilica compete la qualifica di cattedrale, perché è appunto in San Giovanni in Laterano e non in San Pietro, come spesso si crede, che il Papa, nella sua veste di Vescovo di Roma, ha tuttora la sua cattedra vescovile. La monumentale imponenza delle prime chiese romane rispecchiava il radicale mutamento dei rapporti tra cristianesimo e impero, consolidatosi negli anni decisivi compresi tra il 313 e il 337, che sono rispettivamente la data dell'editto promulgato da Costantino e da Licinio, con il quale si concedeva piena libertà di culto ai cristiani, e l'anno della morte di Costantino, che si considerò, osserva Jacob Burckhardt, il tredicesimo apostolo. E oltre a far erigere numerose chiese degne del prestigio imperiale, non solo a Roma e a Costantinopoli, dal 330 capitale ufficiale dell'impero, ma anche nei centri nevralgici del cristianesimo, da Treviri a Gerusalemme, Costantino si intromise con decisione e autorità in tutti gli affari ecclesiastici, facendo pesare il suo parere anche nelle controversie dogmatiche. Col proposito di integrare sempre più saldamente potere imperiale e potere ecclesiastico, Costantino, intorno al 320, mutò atteggiamento verso l'ancora preponderante mondo pagano, passando dalla permissività più completa a una drastica intolleranza. Ciò valse a diffondere nei fedeli dei culti tradizionali un profondo malcontento, del quale si fece interprete Giuliano Giuseppe Flavio, nipote di Costantino, divenuto imperatore nel 361, che rinnegò la fede cristiana, passando per questo alla storia come Giuliano l'Apostata. Il IV secolo ci propone così, scrive Santo Mazzarino, due grandi opposte personalità: Costantino, il rivoluzionario vestito della porpora imperiale, e Giuliano l'Apostata, il disperato difensore della tradizione. A illustrarci le possibili ragioni delle antitetiche posizioni assunte da questi due protagonisti della storia del basso impero romano, abbiamo chiamato a un immaginario ma plausibile colloquio Sozomeno, storico cristiano di origine palestinese, che sosterrà le motivazioni di Costantino, e il più conosciuto Ammiano Marcellino, l'ultimo grande storico romano, ammiratore di Giuliano l'Apostata, presso il quale prestò servizio. Costantino è stato un convinto cristiano o si schierò a favore della nuova religione per opportunismo politico? Credo che anche gli storici a venire dovranno porsi questa domanda.
Un fatto è sicuro, Costantino ha voluto ricevere il battesimo soltanto in punto di morte. Quindi, dato che il battesimo è l'atto che secondo i cristiani fa di un uomo un seguace di Cristo, è legittimo il sospetto che Costantino, anche in questo caso, come sempre del resto, abbia preferito comportarsi non in modo coerente alle sue idee, ma secondo ciò che riteneva fosse più conveniente al suo personale tornaconto. E che dire del fatto inconfutabile che Costantino nel 318 fece coniare una moneta con la dicitura Sol invictus comes Augusti, il sole invitto compagno di Augusto. Tutti sanno che sole invitto è l'appellativo del dio Mitra, che a quel tempo aveva a Roma ancora molti seguaci. Di conseguenza, o Costantino non aveva idee molto chiare in fatto di religione, identificando Cristo col sole invitto mitriaco, oppure la sua fu un'astuta mossa politica per indurre a credere i tanti fedeli del dio Mitra che il sole invitto si era incarnato in Cristo. Il battesimo monda da ogni peccato. Quindi molti cristiani, anche prima di Costantino, volendo presentarsi al giudizio di Dio in stato di totale purezza spirituale, attendevano di essere prossimi a morire per farsi battezzare. Che poi Costantino si sia proclamato compagno del solo invitto, nella dicitura coniata su una moneta, per indurre i seguaci del dio Mitra a credere che Cristo fosse l'incarnazione di questa deità pagana, significa semplicemente essere ignoranti delle sacre scritture cristiane. Infatti il profeta Malachia aveva chiamato il futuro messaggero di Dio sole di giustizia e Giovanni Evangelista ha definito Cristo luce che illumina le genti. Anche Cipriano, uno dei massimi padri della Chiesa latina, aveva scritto che Cristo è il vero sole. Ma a proposito di opportunismo, nulla mi vieta di supporre che l'apostasia di Giuliano sia stata una mossa politica, se la si ritiene suggerita dalle pressioni di coloro che erano interessati a farsi paladini della tradizione al solo scopo di conservare i vecchi privilegi. L'apostasia di Giuliano fu motivata da una profonda crisi religiosa che ebbe origine intorno ai 20 anni, dopo un periodo di intensi studi clandestini fatti ad Atene con insegnanti che erano rimasti fedeli agli dèi. E che la sua apostasia abbia avuto solo questo e nessun altro motivo mi sembra ampiamente dimostrato dalla sua integerrima condotta di vita, senza dubbio ascetica, al punto che anche quando divenne imperatore, posso testimoniarlo di persona, non derogò mai, neanche ai banchetti ufficiali, dalla severa regola che si era imposta, accontentarsi sempre della razione stabilita per un soldato semplice. Non bisogna poi dimenticare che Giuliano, al contrario di Costantino, scelse e attuò una politica di totale tolleranza religiosa, tanto è vero che abrogò le leggi costantiniane che perseguivano penalmente i seguaci delle sette eretiche cristiane. La tolleranza religiosa di Giuliano l'Apostata non è poi così adamantina come si vorrebbe far credere. Che dire infatti del suo divieto posto ai cristiani di insegnare, con la scusa che non avrebbero potuto onestamente esporre le storie degli dèi descritte da Omero e da Virgilio. In verità Giuliano l'Apostata è stato sì tollerante in campo religioso, ma subdolamente intollerante per quanto riguarda la cultura, che è in definitiva il mezzo che agisce sulle convinzioni degli uomini. Comunque, al di là di ogni considerazione sull'operato di Costantino, credo che Giuliano l'Apostata, esemplare come uomo e amministratore dell'impero, volendo restaurare il primato del paganesimo, non comprese che ormai la storia andava nella direzione scelta da Costantino, che proprio per questo, a mio giudizio, si è meritato l'appellativo di grande. Lo sviluppo della basilica cristiana, dominante nella tipologia delle chiese in Occidente, è subito chiaro nella planimetria, che presenta uno schema di base costituito da una sala rettangolare ripartita nella sua lunghezza da colonnati, sempre in numero pari. Si delineano in tal modo sezioni longitudinali intercomunicanti, dette navate, in ogni caso, ovviamente, di numero dispari. Le navate, con quella centrale di solito più alta e più larga delle collaterali, arrivano in prossimità del muro opposto all'ingresso. Qui, in corrispondenza della navata principale,
sporge verso l'esterno l'abside, che per tutto il IV secolo si costruì nella forma semianulare e solo più tardi in diverse forme poligonali. Tra la navata centrale e l'abside si trova il presbiterio, chiamato impropriamente coro, dove è collocato l'altare. È uno spazio delimitato da cancellate o da altri tipi di recinzione, perché è accessibile soltanto al clero che vi svolge le funzioni liturgiche. Quando le navate longitudinali si arrestano all'altezza del presbiterio, si determina una navata orizzontale che di regola si estende per tutta la larghezza della chiesa, spesso superandola su entrambi i lati. Questa navata orizzontale si chiama transetto, dal latino transsepta, che significa letteralmente al di là della chiusura. Infatti il transetto si sviluppa al di fuori dello spazio recintato del presbiterio. Con la presenza della navata orizzontale, il disegno della pianta basilicale assume la forma di una T maiuscola, che diventa ancora più evidente se il transetto prosegue oltre i muri perimetrali delle fiancate. In queste basiliche il richiamo alla croce è trasparente, tanto che nel Medioevo si attribuivano significati simbolici alle parti che componevano la basilica a forma di T maiuscola, istituendo precise rispondenze con le membra di Cristo crocefisso. La navata centrale rappresentava così il tronco del corpo di Gesù, il transetto le sue braccia distese sulla croce, il presbiterio la testa. E poiché al momento della morte Cristo ripiegò il capo su una spalla, il presbiterio fu talvolta costruito in posizione leggermente obliqua rispetto all'asse della navata centrale. Come si può vedere in questa ricostruzione della prima San Pietro, eseguita da Tiberio Alfarano nel XVI secolo, quando l'antica basilica costantiniana era già stata demolita, la copertura delle basiliche paleocristiane veniva effettuata utilizzando travi di legno con rivestimento esterno in laterizi. Il sistema più adottato nel bacino del Mediterraneo fu quello detto a capriate, che consisteva nell'incatenare le travi poste a triangolo. Ne risultavano tetti a spioventi, la cui struttura all'interno era quasi sempre lasciata in piena vista. Solo raramente veniva mascherata da un soffitto piano, come ora appare in Santa Sabina a Roma, anche se tale soluzione è opera recente e discutibile, poiché contraddice l'aerea levità dello spazio che ne caratterizzava l'interno, mortificando il delicato impulso alla verticalità, prima chiaramente percettibile. Fondata da Pietro d'Illiria intorno al 425, Santa Sabina, nonostante le modificazioni e gli accrescimenti che ne hanno alterato l'impianto originario, resta un esempio indicativo dello schema basilicale paleocristiano a tre navate. Qui si comprende come i costruttori cristiani, osserva Bruno Zevi, riuscirono ad attuare una rivoluzione spaziale che consisté nell'ordinare tutti gli elementi della Chiesa sul cammino umano. Nelle basiliche paleocristiane avete la coscienza che tutto è disposto lungo un itinerario che è il vostro e vi sentite organicamente parte di un ambiente creato per voi. L'umanità del mondo cristiano accetta e glorifica così il carattere dinamico dell'uomo, orientando tutto l'edificio secondo il suo cammino, costruendo e racchiudendo lo spazio lungo il suo andare. Il percorso che attraverso la navata centrale, inondata dalla luce solare, conduce dalla realtà del mondo esterno direttamente all'altare, emblema della trascendenza divina, assume pertanto il significato di un graduale purificarsi prima che si adempia la promessa redenzione da ogni peccato. Nella basilica cristiana si incarnano così la concezione di Cristo come luce salvifica delle genti e l'idea giudaico-cristiana del tempo come movimento lineare. Il dibattito sul processo formativo della basilica cristiana resta tuttora aperto e sembra non avere soluzione. Infatti pare impossibile si possa giungere a individuare definitivamente un'ascendenza univoca di questo tipo di chiesa in cui sono amalgamati, tramite un gioco di rimandi e combinazioni, elementi costruttivi desunti o ispirati da precedenti e diverse tipologie architettoniche. Non pone invece alcuna difficoltà stabilire la derivazione della chiesa a pianta centrale,
originata anch'essa nel IV secolo, che discende chiaramente dai mausolei e dai ninfei termali dell'età imperiale. Adottato in prevalenza nell'area culturale di Costantinopoli, la nuova Roma costruita dove sorgeva l'antica Bisanzio, questo secondo fondamentale tipo di chiesa traduce in termini architettonici la concezione greco-orientale del tempo come movimento circolare, originando edifici del tutto simili a Santo Stefano Rotondo in Roma, che, per quanto non sia stato appositamente costruito dai cristiani, ha tutte le caratteristiche essenziali della chiesa a pianta centrale. Sembra certo che intorno al 470 Papa Simplicio fece adattare un preesistente edificio profano dell'epoca classica, destinato con tutta probabilità a macello, per strutturare Santo Stefano Rotondo. L'interno, costituito da una membratura concentrica di due giri di colonne, è stato profondamente alterato dai disastrosi rimaneggiamenti ordinati da Niccolò V nel 1453, che fece sopprimere tre dei quattro bracci della croce greca, originariamente sovrapposta alla pianta circolare, una soluzione già sperimentata a Roma dai costruttori cristiani, senza dubbio innovativa, in quanto sposava la disposizione longitudinale della basilica, che esprime una ricerca dinamica di Dio, alla centralità della chiesa a pianta circolare, fatta per una contemplazione estatica della divinità. Come nelle basiliche, anche il centro di Santo Stefano Rotondo è invaso dalla luce naturale. La sua luminosità è resa ancora più intensa dal contrasto con la penombra dell'ambulacro. Si può dire, con Christian Norberg Schulz, che sia formalmente sia simbolicamente si costituisce così un legame tra gli edifici centralizzati dell'antichità e la chiesa a pianta centrale, dove si unifica l'antico simbolismo cosmico del centro, attinente ai problemi della vita e della morte, con le concezioni cristiane della redenzione e della vita eterna. Quando Santo Stefano Rotondo era presumibilmente in via di ultimazione, si verificava, nel 476, la definitiva caduta dell'impero romano d'Occidente. A questa data, che per i contemporanei non ebbe particolare significato, gli storici hanno convenuto di assegnare l'inizio del Medioevo e la conclusione di un processo irreversibile già in atto da oltre un secolo. Il passaggio del primato politico e culturale da Roma a Costantinopoli, centro irradiante della civiltà bizantina che Giustiniano, nel VI secolo, porterà al massimo splendore.